Eccoci e bentornati sul mio canale. Ebbene, siamo arrivati ragazzi. Finalmente vi andrò a svelare qual è il mio progetto segreto. Il mio progetto segreto che voglio cominciare a partire, se riesco, da domani o dalla prossima settimana. Vediamo un attimo con le tempistiche, ma più che altro per il reperimento dei giochi. Voglio iniziare, o meglio, voglio fare un vero e proprio ritorno alle mie origini. Cioè, io, come sapete, sono un grandissimo amante degli sparatutto, in particolare su Call of Duty. Io nasco proprio come giocatore di Call of Duty con Call of Duty 4 Modern Warfare, titolo del 2007 dell'Infinity Ward. Quindi io sono nato proprio con quel gioco, con Call of Duty. Proprio lì è stato proprio il mio primo Call of Duty, Call of Duty 4. E là ci ho giocato veramente ore, e vi dico veramente ore, se non giorni, se non settimane, se non mesi. Ero riuscito a rientrare nei primi 10 della classifica, proprio generale punti, giocando solamente a cerca e distruggi. Sarebbe carino se riuscissi a recuperare le password di quell'account che avevo all'epoca, per farvi vedere adesso, dopo tutti questi anni, a che punto sto. Ma più che altro perché almeno mi ritrovo con il prestigio massimo, che era quella croce gialla, veramente fantastica. Quindi che cosa significa un ritorno alle mie origini? Io vorrei, a partire da, vediamo un attimo come riesco a gestire la cosa, perché grazie ad un amico riuscirò ad avere per un po' di tempo la PlayStation 3, recuperare Call of Duty 4 Modern Warfare e quindi fare la storia che all'epoca giocai, ma non tutta, e quindi riproporvela qui, o meglio proporvela per la prima volta qui sul mio canale, e giocare multiplayer su Call of Duty 4 Modern Warfare. Sarebbe molto carino poi giocare in vostra compagnia. Poi, dopo Call of Duty 4 Modern Warfare, vorrei tornare ad approfondire Call of Duty World at War, che è stato il mio secondo Call of Duty, titolo della Treyarch, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Veramente bellissima l'ambientazione, là mi sono disintegrato, c'era tipo una specie di MP qualcosa con i caricatori doppi là. C'ho una serie di uccisioni là, proprio le uccisioni ce l'avevo altissime, là proprio giocavo praticamente a postazione, se non sbaglio, postazione o team deathmatch, avevo un mare di uccisioni. Là veramente ho cambiato proprio il genere, sono passato da cerca e distruggi di Call of Duty 4 a World at War, dove giocavo solamente per le uccisioni. Poi ovviamente mi sono fermato per un po' di tempo e sono ritornato con Call of Duty Black Ops 2, saltando ovviamente qualche Call of Duty. Quindi praticamente un ritorno alle mie origini, in che senso? Vorrei recuperare Call of Duty 4, Call of Duty World at War e Call of Duty Black Ops 2, che qualcosa vi ho proposto qui sul mio canale. Giocare ovviamente la campagna Black Ops 2, se non sbaglio già ve l'ho proposta, e giocare tantissimo multiplayer. Poi, se l'idea vi piace, fatemi sapere qualche altro Call of Duty devo recuperare, che ne so, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, che qualche video ci ho fatto, Black Ops normale, i vecchi Call of Duty, che ne so, proprio il primo Call of Duty, il Call of Duty 2, Call of Duty 3, proprio i primi. Quindi sarebbe qualcosa di fantastico e secondo me ci divertiremo tantissimo, perché poi è un gioco che a me piace tantissimo e sarebbe una serie, secondo me, molto interessante ritornare alle mie origini. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se è un'idea che vi può piacere, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook e seguitemi anche su Twitter, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.